in argomento, famiglia borghese, famiglia... No, che cosa avevate capito? Cioè, un argomento nel senso, argomento famiglia borghese, l'amore tra un uomo e una donna, una cosa bellissima. A condizione però che si spalanchi, che sia fecondo, che generi, che accolga, che si apra la porta della propria casa, della propria famiglia. Altrimenti è una chiusura, un egoismo elevato alla potenza. Per Gaber rimanere nelle case, vedersi magari la televisione, vuol dire vivere protetti, protetti dalla chiave che non fa entrare l'altro. Chiudi la casa, gli altri ti mettono in discussione. Chiudi. Invece tornare nelle strade, nelle piazze, come si faceva un po' di tempo fa, vuol dire mettersi a confronto con gli altri. Forse fa cadere le nostre difese, ci rende vulnerabili, ma ci rende anche più uomini. Io conosco delle persone che anche in questo scoccio di millennio in cui la comunicazione sembra essere relegata solo a una scatola, preferiscono vedersi, incontrarsi, mangiare insieme, condividere le opinioni, magari litigare, ma non rinchiudersi dentro il guscio tutelare della casa. E così sentiamo questa canzone di Gaber che si intitola C'è solo una strada. Lidia, ho bisogno di te. Poi la stringo e la bacio, infagottato d'amore e di vestiti. E anche lei si muove, felice della sua apparenza e del nostro amore. E la cosa continua bellissima per giorni e giorni. Una nave con una rotta precisa, che ci porta dritti verso una casa. Una casa con noi due su. Una gran tenerezza e una porta che si chiude. Nelle case non c'è niente di buono, appena una porta si chiude dietro un uomo succede qualcosa di strano, non c'è niente da fare, è fatale, quell'uomo comincia a soffrire, basta una chiave che chiuda la porta d'ingresso. Che non sei già più come prima, ti senti depresso. La chiave tremenda appena si gira la chiave. Siamo dentro una stanza, si mangia, si dorme, si beve. Ne ho conosciute tante di famiglie. La famiglia è più economica, protegge di più, ci si organizza bene, una minestra per tutti, tranquillanti. Aspirine per tutti, gli assorbenti, il cotone e il Guttax. Soltanto 6 euro per purgare tutta la famiglia. Un affare. Si caga in famiglia, si caga bene e lo si fa tutti insieme. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro un uomo, quell'uomo pesante passa di moda sul posto e comincia a marcire, a puzzare molto presto. Nel caso non c'è niente di buono, c'è tutto che puzza di chiudo, di gesso. Si fa il bagno, ci si lava i denti, ma si sente lo stesso. Amore, ti lascio, ti lascio. Strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia, il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Laura, ti amo. Laura, ho bisogno di te. Con te io ritrovo la strada, le piazze, i giovani, gli studenti. Li avevo lasciati qualche anno fa,
sono molto cambiati. Le idee, sì, le idee sono cambiate, i loro discorsi, il loro modo di vestire. Gli esseri meno, gli esseri non sono cambiati. Vanno ancora nelle aule di scuola a brucare un po' di medicina, fettine di chimica, pezzetti di urbanistica con inserti di ecologia, a ore pressappoco regolari. Ed esiste ancora il bar tra un intervallo e l'altro. Poi l'amore per fabbricarsi una felicità, come noi ora, una coppia e ancora tante coppie. E poi ancora una porta e ancora una casa. Sì, ma siamo convinti che sia un'altra cosa. Perché abbiamo esperienze diverse, non può finir male. Perché abbiamo una chiave moderna, abbiamo una Yale. Perché tutto un rapporto diverso, che è molto più avanti. Ma c'è sempre una casa con altre aspirine calmanti. E di nuovo mi trovo a marcire in un'altra famiglia, la nostra, la mia. Abbracciarla guardando la porta, la mia poesia. Amore, ti lascio, vado via. Solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. Solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. Maria, ti amo. Maria, ho bisogno di te, ma per favore. Perché il giudizio universale non passa per le case e gli angeli non danno appuntamenti, e anche nelle case più spaziose non c'è spazio per verifiche e confronti. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. Solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo.